Joan Halifax è una donna che ha avuto tante vite. È stata una studiosa di psicologia sperimentale dagli anni 60 ai primi anni 70, insieme al marito Stanislav Grof. Ha fatto esperienze con le sostanze psichedeliche, allucinogene. Si è interessata allo sciamanesimo, ha scritto anche alcuni libri molto importanti sullo sciamanesimo. Poi è approdata alla pratica buddista, dapprima con il maestro Thich Nhat Hanh e poi con Bernie Glassman Roshi, e a sua volta è diventata ora un'insegnante Zen che dirige l'Upaya Zen Center, che sta in New Mexico, ed è una ricercatrice spirituale costante. Nel suo Upaya Zen Center si tengono corsi di spiritualità e scienza a confronto, neuroscienze e non solo. Si dialoga con altre scuole buddiste, si dialoga col cristianesimo e così via. Questo libro, che è stato finalmente tradotto in italiano, da edizioni Pendragon, che si chiama Abbracciare l'infinito, è un librino che purtroppo è passato abbastanza inosservato, perlomeno in Italia, e che invece è di una ricchezza incredibile. È un libro che parla della morte e dell'approccio alla morte. Il titolo originale è Being with the Dying, stare, essere i morenti. Proprio perché fra le tante cose che John Halifax ha fatto è stato quello di strutturare dei corsi di formazione per le persone che volevano aiutare i malati terminali, no? Quindi per fare un accompagnamento spirituale a coloro che si stanno avvicinando all'ultimo momento. È un libro di una ricchezza psicologica e spirituale unica. È anche un libro estremamente pratico, che dà indicazioni molto dirette su come ci si deve approcciare, come affrontare le paure e i tabù che abbiamo dentro di noi, come stare con coloro che sono in questa situazione terminale, come aiutarli a superare le loro paure e così via. È un libro importantissimo perché ai noi, che ci piaccia o no, la morte è delle due uniche certezze della nostra vita, l'altra è la nascita, ovviamente. Tutto il resto è incerto, ma che si nasca e che si debba morire è un dato di fatto. E quindi tutti noi abbiamo bisogno di affrontare l'ultimo periodo della nostra vita in modo sereno, confrontarci con le paure annesse e connesse all'idea del morire, e abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti in questo percorso, per vivere in modo consapevole, sano, equilibrato e per certi versi felice anche l'ultima esperienza della vita, che è il morire. E quindi è un libro indirizzato primariamente, perlomeno nella idea di John Halifax Roshi, a coloro che svolgono attività appunto con i morenti, ma in realtà secondo me è assolutamente interessante e leggibile per tutti noi, perché tutti noi, bene o male, dobbiamo confrontarci con la morte dei nostri cari, confrontarci con le nostre paure nei confronti della nostra stessa morte. E quindi avere un punto di vista illuminato e saggio su questi aspetti del vivere è, secondo me, estremamente importante. Quindi è un libro da leggere, da ruminare, e da cercare poi di mettere in pratica.